ritrovati con la nostra informazione. Buongiorno ai nostri cari telespettatori. In primo piano parliamo delle festività pasquali che ci siamo appena lasciati alle spalle. In questa seconda giornata di controesodo, la circolazione stradale al momento è regolare in tutto il nord-ovest, ad eccezione del nodo genovese, dove il traffico verso il capoluogo ligure è molto intenso. Sul versante ferroviario, durante il ponte pasquale, c'è stata una notevole affluenza di viaggiatori, ma senza criticità, soprattutto verso le città d'arte, con un incremento pari al 5%. Secondo gli esperti, è atteso un progressivo aumento degli spostamenti con il passare delle ore, mentre i veicoli con una massa superiore alle 7,5 tonnellate riprenderanno a viaggiare regolarmente dopo le 14. Ma questa è stata, come già annunciato, una Pasqua in tono minore, non solo per le previsioni meteo non tanto felici, ma soprattutto per le ripercussioni economiche sulle tasche degli italiani. Sentiamo Alessandra Della Ca. È stata una Pasqua al risparmio, segnata dalla crisi economica e per forza di cose dalla necessità di restare in famiglia. Lo dicono i numeri che secondo gli esperti sono tutti preceduti dal segno meno. Le associazioni di categoria parlano di un calo del 10% negli acquisti di uova, di cioccolato e colombe e di almeno 8 italiani su 10 che hanno trascorso le festività a casa propria o di parenti e amici, con una spesa complessiva stimata pari a 1,2 miliardi, in calo del 7% rispetto allo scorso anno. La maggior sensibilità nei confronti degli sprechi ha spinto dunque i più a non mettersi a tavola al ristorante e se lo hanno fatto è stato per una cifra non superiore ai 40 euro a testa. Pure la provincia di Alessandria è in linea con i dati nazionali. L'effetto crisi ha portato meno colombe e uova sulle tavole, anche se un vero e proprio consuntivo si potrà fare solo a fine mese, quando i supermercati faranno il reso della merce e si potranno tirare le somme della campagna alimentare pasquale. Bene invece la Pasqua negli agriturismo, che hanno visto aumentare le presenze del 3%. Il tempo instabile non ha poi aiutato gli italiani, in difficoltà nell'organizzare le tradizionali gite fuori porta. Molti però, nonostante le temperature al ribasso, non hanno voluto rinunciare al picnic di Pasquetta, che ad Alessandria, come nel resto d'Italia, è stato a base di carne e verdure alla brace, ma anche di polpette, frittate, pizze farcite, ratatouille e macedonia. Un'ottima soluzione per utilizzare gli avanzi della buffata domenicale. Per gli amanti degli amici a quattro zampe, la cittadella ha inoltre regalato 3 giorni all'insegna della sana competizione. 600 cani di razza, provenienti da ogni parte d'Italia, hanno infatti gareggiato fino a ieri in Piazza d'Armi, esibendosi in performance di agility e in passerelle di bellezza. E anche se sono state festività un pochino più povere rispetto agli altri anni, come avete visto comunque sulle tavole non è mancato davvero niente. E ovviamente adesso si fanno i conti delle calorie di troppo assunte in questi giorni. Ad alcuni magari non gliene frega assolutamente niente, ma altri invece iniziano a essere un po' preoccupati per l'imminente prova costume. E allora, come fare per smaltire questa ciccia che è arrivata inaspettata, in attesa attorno alla nostra pancia? Il servizio. La pioggia ha tagliato le vacanze, costretto gli italiani al chiuso e allungato i tempi trascorsi a tavola, facendo lievitare così quest'anno il conto delle chilocalorie assunte, con effetti sul peso che potrebbe essere aumentato anche più di 2 chili, per colpa delle festività, e quanto stimano le associazioni di categoria, che sottolineano come, nonostante il taglio degli acquisti dettato dalla crisi, il menù della giornata di Pasqua ha portato in tavola oltre 6.000 kcal a testa da smaltire prima dell'arrivo dell'estate. A far salire il conto delle calorie sono state tutte le prelibatezze d'Italia e poi c'è l'ambiente conviviale che stimola anche qualche bevuta di troppo con un consumo superiore di superalcolici a elevato contenuto energetico. Un sovraccarico di energia accompagnato da una maggiore sedentarietà con lunghe chiacchiere a tavola con parenti e amici favorite dal maltempo che secondo gli esperti ha ridotto il lavoro muscolare e provocato l'accumulo di peso.
La fine delle feste, il rientro e la ripresa della vita normale è per molti l'occasione per chiudere con i bagordi alimentari e mettersi in regola anche con l'aiuto dei prodotti di stagione che nei banchi delle botteghe e nei mercati degli agricoltori di campagna amica si trova in grande quantità e varietà. Dalle fave ai piselli, dai carciofi a tutte le insalate a pieno campo, dalle lattughe alle scarole fino alle invidie, ma anche cavolfiori, broccoli, asparagi, finocchi e soprattutto le gettonatissime fragole. Un'opportunità unica per i consumatori che possono scegliere di acquistare produzioni nazionali fresche, genuine ed essenziali per una dieta ricca di vitamine che aiuti a depurare l'organismo e a ripresentarsi in forma sulla spiaggia. E intanto c'è anche chi ha trascorso una Pasquetta piuttosto movimentata a causa di un incendio che ha distrutto il tetto di una casa in frazione Val Madonna d'Alessandria. Il rogo si è verificato in un'abitazione in strada del Fontanone dove, secondo i primi rilievi dei vigili del fuoco, sembra che la combustione sia scaturita da un cattivo funzionamento della canna fumaria del camino che doveva essere utilizzato per il barbecue di Pasquetta. Qualcosa purtroppo è andato storto e l'incendio ha devastato il tetto e la casa è stata dichiarata inagibile. I pompieri hanno impiegato quasi 5 ore per domare le fiamme. Ha lasciato un grande vuoto ad Acqui Terme l'avvocato Enrico Piola, morto a 92 anni a causa di problemi legati all'età. Era iscritto all'ordine forense dal 1949. La sua è stata una vita di arringhe, di studi e di passione per ogni forma di verità. Sentiamo un suo ritratto scritto da Emma Camagna. Nota figura di avvocato con molti impegni nel volontariato e nel sociale, presidente della Croce Rossa e del Rotary, fondatore dell'Unitre, oltre che in campo amministrativo è stato vice sindaco, è morto a 91 anni ad Acqui, dove ha sempre vissuto, l'avvocato Enrico Piola. Fu presidente dell'ordine forense, giudice conciliatore. I funerali si celebrano alle 15 nel santuario della Madonna Pellegrina nella città termale. Ha lasciato un grande vuoto ed è stato un grande uomo, onesto, preparato, ricco di dignità e di valori umani, che ha combattuto migliaia di battaglie giuridiche sempre con rigore e serietà. Ha amato la professione cui ha dato la vita, così come l'ha donata alla famiglia, alla moglie e ai 3 figli che lo hanno più volte reso nonno. Uno dei figli avvocato, il padre Giacomo, era a sua volta avvocato e fu senatore della Repubblica. Ed è stato profondo cordoglio ad Alessandria all'improvvisa morte di Tommaso Fanelli, sovrintendente della scuola allievi agenti di polizia colpito da un infarto all'età di 51 anni. I funerali si svolgeranno questo pomeriggio alle 15:30 nella chiesa parrocchiale di Casalbagliano. Sposato con 2 figli, Fanelli si era reso protagonista del rilancio della scuola di polizia alessandrina, organizzando una serie di eventi che hanno aperto le porte dell'istituto, uno tra i migliori in Italia, a tantissima gente. Sue le iniziative che hanno visto protagonisti artisti del calibro di Loris Capirossi, Maria Grazia Cucinotta, Rossella Brescia e poi ancora del criminologo Massimo Picozzi. Il corpo di polizia lo ricorda come un uomo generoso, sempre attivo e presente, disponibile con tutti. Un uomo, fanno sapere, che lascerà un vuoto profondo. Potrebbe trattarsi della solita banda, quella che l'altra notte è riuscita ad entrare all'English Pub Café Principe in Viale Safi a Novi Ligure, rubando quanto contenuto nella cassa. È la seconda volta che i ladri prendono di mira il bar situato in pieno centro. All'inizio di marzo, però, i malviventi non erano riusciti nell'intento, anche se nella stessa notte erano stati svaligiati 2 esercizi pubblici. I carabinieri, giunti sul posto, non escludono che si tratti di una banda specializzata in furti con scasso. Per entrare nei locali, i ladri hanno scassinato un'imposta sul retro. Presi i soldi, si sono dileguati molto probabilmente a bordo di un'auto parcheggiata nella vicina via Garibaldi.
Sarà un consiglio comunale acceso, quello previsto a Tortona il 27 aprile, quando si parlerà del rendiconto finanziario 2011 della città, che si è chiuso con un disavanzo di quasi 10 milioni di euro. Secondo l'amministrazione, il motivo è da imputarsi alla mancata vendita dell'ex mercato coperto e di Palazzo Leardi, che avrebbero fruttato alle casse comunali una cifra intorno ai 5 milioni di euro. Critica la minoranza, che invece ribalta la situazione trasferendo ogni responsabilità alla giunta Berutti, che sarebbe rea di una cattiva gestione amministrativa. E a 26 giorni dall'appuntamento con le elezioni amministrative del 6 e 7 maggio ad Alessandria è stato estratto ufficialmente l'ordine di candidati e liste che compariranno sulla scheda. Un foglio che quasi certamente avrà dimensioni record. Sentiamo Stefano Roncati. Tre donne ai primi tre posti della scheda, 16 candidati sostenuti nel complesso da 33 liste. Prosegue ad Alessandria il lavoro in prefettura per studiare forme e dimensioni della scheda che sarà consegnata agli elettori il 6 e 7 maggio prossimi in occasione delle elezioni comunali. La commissione elettorale con il viceprefetto Vito Cusumano ha sorteggiato ufficialmente le posizioni degli aspiranti primi cittadini alla presenza dei rappresentanti di liste e movimenti in corsa in queste consultazioni. Il primo nome a comparire sulla scheda sarà quello di Mara Scagni, l'ex sindaco attualmente alla guida di una lista civica che porta il suo nome. Subito dietro, al secondo posto, Luisella Daziano, candidata per la lista Tua Alessandria. Al terzo posto dell'elenco Rita Rossa, sostenuta in ordine di estrazione da Sinistra Ecologia e Libertà, Partito Democratico, Federazione della Sinistra, Rifondazione Comunisti Italiani, Italia dei Valori, Moderati, Insieme per Rita Rossa. Quarto in lista Roberto Sarti, candidato per la Lega Nord. Seguire al quinto posto Dino Foresto, lista Politica Pulita. Sesto Giovanni Vignuolo, sostenuto dalle liste API, Alleanza per l'Italia e Spiga Rossa. L'attuale sindaco Piercarlo Fabio comparirà al settimo posto della scheda, affiancato dai simboli di punto d'incontro PDL, Sviluppo e Sostenibilità, Ambiente, Nuovo PSI, Pensionati con Fabio, Piercarlo Fa più Alessandria. Ottavo in lista Ezio Sestini, candidato per Alessandria Riformista. Nono Claudio Prigione, La Destra e Cultura. Sport e Lavoro, Rivivi Alessandria. L'estrazione ha assegnato la decima posizione a Giovanni Rattazzo per la lista Crescere Insieme. Undicesimo Corrado Parise, lista Nuvole Parise per Alessandria. Dodicesimo Graziano Canestri, Forza Nuova. Tredicesimo Renato Kovacic per il Partito Comunista. Quattordicesimo Angelo Malerba, Movimento 5 Stelle. Quindicesimo Giovanni Barosini, UDC, Unione Democratica Consumatori Pensionati. Noi crediamo in chi crede in noi, Alessandria Libera e i cittadini prima di tutto con Piercarlo Lava. Sedicesimo Mauro Morando, lista Per la nostra città. E intanto proseguono le presentazioni delle liste dei candidati proprio per le elezioni amministrative di Alessandria del 6 e 7 maggio. Ce n'è stata un'altra proprio in questi giorni e c'era anche l'onorevole Ivan Rota, responsabile nazionale dell'Italia dei Valori, alla presentazione di liste candidati del Movimento alle prossime elezioni, come vi stavo dicendo, che si è svolta presso la sala del Consiglio di Palazzo Rosso. All'incontro hanno partecipato i vertici locali del partito, Vincenzo De Marte, segretario provinciale, e Giancarlo Cattaneo, attuale capogruppo in Consiglio Comunale, in lista per un posto in Consiglio. In sala, l'avete vista poco fa, era presente anche Rita Rossa, candidata per il centro-sinistra e appoggiata anche dall'Italia dei Valori. Durante la manifestazione sono stati illustrati i temi principali che saranno sviluppati nel corso di questa campagna elettorale. Si punta, hanno detto i responsabili del movimento, a coinvolgere quanto più possibile i cittadini nella rinascita di Alessandria e ad allestire un progetto di città condiviso dalle forze politiche e sociali che sostengono la candidatura di Rita Rossa. E restiamo ad Alessandria, dove si pagano tante tasse, e questa l'analisi dell'ufficio CGA di Mestre, che ha messo al 21° posto su 125 il capoluogo di provincia
per la pressione fiscale. Secondo il centro studi, nel 2011 gli alessandrini avrebbero pagato una media di 1.549 euro di tasse contro le 1.230 della media nazionale. Un peso tributario destinato ad aumentare con l'introduzione dell'IMU per la prima casa, attesa con la prossima dichiarazione dei redditi del mese di giugno. E intanto anche di questo si parlerà tra poco ad Aria Pulita, ma poi vi dirò più precisamente. Torna in tutta Italia la settimana della cultura, che prenderà il via il prossimo 14 di aprile. Tante le iniziative in programma anche nella provincia alessandrina. Tra i comuni affezionati a questo evento c'è Novi Ligure. Le anticipazioni di Enrico Maria. Anche Novi Ligure aderisce alla Settimana della Cultura, l'iniziativa che il Ministero dei Beni Culturali dedica ogni anno alla promozione del patrimonio culturale. La manifestazione, giunta alla 14ª edizione, si svolgerà in tutta Italia dal 14 al 22 aprile. Il calendario degli eventi novesi inizia domenica 15 aprile, quando, subito dopo la partenza del Giro dell'Appennino al Museo dei Campionissimi, sarà inaugurata la mostra Sul filo di lana, che racconta la storia dei giudici di gara di ciclismo a Novi. Sempre domenica 15 aprile è in programma Gloria Mundi, un itinerario alla scoperta del cuore di Novi con i suoi palazzi nobiliari e di un insolito cuore cittadino, la città dei morti, del ricordo, degli affetti che uomini dei secoli passati hanno voluto testimoniare e perpetrare con tombe monumentali. Sabato 21 aprile, dalle 15 alle 17, spazio a I piccoli ciceroni, una simpatica iniziativa che coinvolgerà i bambini delle scuole elementari Martiri della Benedicta, chiamati ad illustrare i principali monumenti della città, torre sotterranee del castello, oratorio della Maddalena, museo dei Campionissimi, palazzi delle Piane, Negrone, Durazzo e Pallavicini. Per tutta la giornata di sabato le porte aperte al Museo dei Campionissimi permetteranno di visitare gratuitamente la collezione permanente dedicata al ciclismo e la mostra Gio Pomodoro, il percorso di uno scultore. Infine, nel pomeriggio, presso il foyer del Teatro Marenco in via Girardengo, si terrà la presentazione del libro e l'inaugurazione della mostra fotografica Collegio San Giorgio, a cura di Elisabetta Goggi. L'anno scorso aveva avuto un successo oltre ogni previsione. Stiamo parlando di Floreale, la kermesse che si svolge in cittadella, organizzata dall'amministrazione comunale alessandrina e dal gruppo AMAG, ovviamente sempre di Alessandria. Da venerdì questo ci saranno fiori che arriveranno da tutto il mondo e che ancora una volta invaderanno l'antica fortezza. Sentiamo. Torna in cittadella d'Alessandria Floreale, la prima delle fiere tematiche inserite nel pacchetto della Fiera di San Giorgio, che prenderà il via venerdì prossimo e proseguirà sino a domenica 15 aprile. Chi ha già visitato questa manifestazione, dedicata ai fiori, ricorderà lo spettacolo per gli occhi, fatto di colori e profumi, che hanno letteralmente invaso la storica fortezza militare. L'evento ad ingresso libero richiamerà nel capoluogo di provincia migliaia di turisti che potranno così ammirare, oltre che le meraviglie della natura, anche i beni architettonici della cittadella, ulteriormente ripulita per l'occasione. Rimessa un po' anche a nuovo rispetto alla vegetazione invasiva che in tanti anni l'aveva in qualche modo occultata alla vista, però si potrà vedere quindi un pezzo di cittadella che non si vedeva negli anni scorsi, insieme a Floreale, che speriamo sia come sempre diversa, nuova e multicolore e con attrazioni diversificate. All'interno di Floreale io segnalo sempre, perché siamo a una seconda edizione effettiva, la rassegna dell'antiquariato alessandrino. La rassegna Floreale è sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e dal gruppo AMAG. Noi dobbiamo portare avanti un messaggio per la nostra attività, quindi è un'attività di supporto, un'attività che ci mette in evidenza, non per nulla siamo riusciti a passare da 65 a 170 milioni di metri cubi di gas, ci siamo riusciti a farlo per azioni che abbiamo fatto noi, ma anche per azioni di iniziative fatte come queste che ci hanno potuto permettere di andare su mercati diversi, quindi, o incrementare quello che è il mercato alessandrino.
sostenere questo tipo di iniziativa è importante perché è presenza di una lestranenità dagli antiquari ai fiorai che allestiscono questa manifestazione, ma come dicevo prima l'importanza di questo aspetto è un'importanza di squadra, cioè noi abbiamo lavorato insieme al comune che ha fatto da traino, la Camera di Commercio, la Fondazione e noi tutti insieme abbiamo fatto questa iniziativa che credo che sia una svolta importante per questa città in un contesto magnifico come quello della cittadella. Si sono spinti fino in città, non si sa ancora. A guardare la classifica c'è da farsi venire i brividi, ma le prospettive regalate dal calendario, se possibile, sono anche peggiori. A 6 partite dal termine della stagione, la 9 più Casale si ritrova lontano 6 punti dalla salvezza. Per garantirsi la permanenza nel massimo campionato italiano di pallacanestro, ai Monferrini servirebbe una vera e propria impresa. A Cantù, contro la squadra vice campione in carica, attualmente seconda in classifica, la Junior ha giocato l'ennesima buona partita della stagione. Una prestazione positiva per almeno 30 minuti prima del solito maledetto finale di gara, quando è venuta fuori la grande esperienza di Basile e compagni, certamente più avvezzi a queste situazioni. L'altra mazzata per i rossoblù è arrivata da Teramo. Il successo degli abruzzesi su Caserta ha portato a 6 punti il vantaggio su Casale, cosa che rende davvero molto complesso il piano salvezza. Delle 6 partite che restano in calendario, la squadra di coach Valentini dovrebbe vincerne almeno 3, sperando in altrettante sconfitte degli avversari. Senza contare che in mezzo c'è anche lo scontro diretto a Teramo la sera del 2 maggio, penultima giornata di regular season. La 9 più tornerà in campo domenica, quando al Palaferraris arriveranno i pluricampioni di Siena, giusto 6 giorni prima della trasferta per il derby piemontese contro Biella, gara che all'andata il quintetto rossoblù vinse, giocando una grande partita. Junior in campo anche il 25 aprile, quando riceverà la Virtus Bologna, mentre domenica 29 Pierici e compagni si trasferiranno a Roma per la sfida alla squadra capitolina, 3 giorni prima della sfida di Teramo. Chiusura in casa domenica 6 maggio contro Pesaro dell'ex Hickman, 6 partite in 3 settimane per decidere il futuro di Casale. Lo sport, in collaborazione con La Pantera, antirapina, ronda, videosorveglianza, telesoccorso per anziani, centro raccolta ed intervento su allarmi. La Pantera, la vostra sicurezza è la nostra forza.